Amici di Mila.soccer, buongiorno, buon Natale, eccoci, ci siamo. E nonostante oggi sia il giorno di Natale, Terrazza Milan è presente perché vuole farvi gli auguri e vuole parlarvi comunque del nostro Milan. Ah, che annata fantastica. Sì, io lo voglio dire, è stata un'annata fantastica, però c'è qualcosa di cui oggi voglio dire grande, piccolo segreto che si nasconde dietro al Milan, che si nasconde dietro al futuro del Milan. C'è giunta voce che, puntini puntini, un po' di suspense, e beh amici, c'è giunta voce che il Milan ha stanziato una cifra importante per il calcio mercato di giugno 2022. Il Milan ha deciso quale sarà il suo futuro. E sapete che cos'è che ha sbloccato tutto? Lo stadio, ma lo sapevamo, lo stadio sbloccherà tutto. Guardate, il progetto del Milan è stato molto chiaro. Il progetto del Milan è stato: sistemiamo i conti, riportiamo la società in alto, si fa lo stadio, si vince. E beh, siamo sinceri, fino ad ora questo sta accadendo. Quindi, più che un piccolo o grande segreto, è una piccola grande speranza, visto che andiamo verso il 2022. Ma le cose non sono finite qui. Ci sono due notizie che voglio darvi in più. Prima però voglio ricordarvi il nostro libro, Ma tu ami più me o il Milan. In fondo a Natale si gioca, durante le feste si gioca. Se voi lo ordinate subito, Amazon ve lo porta immediatamente a casa. È un libro in cui trovate leggende, curiosità, notizie, informazioni e poi appunto si gioca. Domande dedicate al Milan, domande dedicate alla coppia e così vedrete se amerete più il Milan o il vostro compagno o la vostra compagna. Link in descrizione, approfittatene, visto che è Natale, siate buoni, mettete un like, la manina, iscrivetevi al canale, è gratuito, quindi non costa niente farlo. Arriviamo alle altre due notizie. La prima, si sono chiusi i dati sulle presenze, o meglio, girone d'andata, chi è la squadra più amata d'Italia? Vabbè, signore e signori, al terzo posto la seconda squadra di Milano, l'Inter, al secondo posto la Roma e al primo posto il Milan. Non c'era alcun dubbio che il Milan fosse la squadra più amata dagli italiani, e nonostante che, come dice la Gazzetta dello Sport, non siamo ancora una squadra così perfetta come invece altre. Ma oggi è Natale, vogliamo essere buoni. Di te, cara Gazzetta, torneremo a parlare nei prossimi giorni e ci divertiremo anche delle notizie inutili che vengono date, come quella di ieri sera, la vigilia di Natale, la notizia di apertura del giornale che ormai punta tutto su questi clickbait, è l'ennesima boutade di un giocatore che per noi milanisti non rappresenta niente, non rappresenta niente, che non voglio nemmeno citare, diciamo che c'ha la voglia di provocare la Gazzetta dello Sport, siete simpaticissime, ma purtroppo i nostri unici ricordi indelebili, immortali, vanno a Marco, a Van Basten, a Franco, a Paolo, cioè, questi sono i giocatori che, se poco poco, non lo so, indossassero, di giocatori così ne abbiamo visti, stravisti, e poi fondare tutto su questo livore, su questo clima così, è proprio da un giornale che non ha più niente da dire. Ma poi ci ritorneremo nei prossimi giorni senza problemi. Quindi l'altra informazione, l'altra notizia è che anche il mercato di gennaio probabilmente non si farà attendere, ovvero il Milan ha deciso, volevo
essere molto preciso con voi. Stamattina la facciamo slow, visto e considerato che è Natale, suoniamo le canzoncine di Natale, voi vi svegliate piano piano, se lo vedete nel pomeriggio avete già mangiato chissà quanto. Eccolo qui. Allora, è la Coppa d'Africa, quindi noi comunque perderemo giocatori per la Coppa d'Africa. E quindi il Milan correrà a punta e ripari per il sostituto di Kier, per un reparto più forte anche a centrocampo e per l'attacco. Ora i nomi sono Batman, abbiamo fatto un servizio, andate a vedere sotto, Batman, io lo chiamo Batman, Muani e Adli che potrebbe dunque arrivare. E chiaramente subito. C'è da dire che c'è in questo momento una notizia che gira, ma è assolutamente falsa, l'ho verificata, assolutamente falsa. Il Milan cederebbe, poi può succedere, ma che in questo momento ci sia la trattativa? No. Che al Milan cederebbe Obega passando dal Torino all'Atalanta e l'Atalanta cederebbe al Milan Muriel. Non è così. Innanzitutto lo sapete bene qual è la linea di Elliot. Elliot vuole giovani di prospettiva con la crescita anche in termini di plusvalenza. Muriel ha più di 31 anni, per cui non rientra nei piani di Elliot, anche se abbiamo bisogno di un attaccante subito e per il nostro gioco Muriel sarebbe il giocatore perfetto, però non si può cedere Pobega per prendere Muriel. Però in questo momento non c'è la trattativa, c'è solo l'interesse del Milan per Muriel, ma c'è anche l'interesse del Milan per Pobega. Quindi, detto questo, fughiamo ogni tipo di sospetto. Per quanto riguarda chiaramente gli altri obiettivi che abbiamo citato, è difficile la trattativa con alcuni giocatori, mentre è molto più semplice quella per altri giocatori. Finiamo nel dire la faccenda che sì, è stato simpatico un post di un commento ad un post di che sì da parte di Leao che scrive firma coglione. Bene. Adesso si fa per ridere, si fa per giocare, qui si fa anche notte perché è molto presto e il computer ha salutato tutti, ci ha scritto anche è Natale, basta pensare al Milan, ok, da domani, signore e signori, si cambia anche il computer, mai smetterò di pensare al Milan, soprattutto nel giorno dell'amore, dedicandolo al più grande amore. Ma tu ami più me o il Milan? Non rispondiamo. Buon Natale!